Mario Buscio, il curatore della guida Vini Buoni in Italia, una guida del Touring Club italiano che ha 13 anni, che è nata soprattutto per valorizzare i vitigni autoctoni italiani. Sì, noi siamo nati, diciamo, con questo obiettivo in un momento in cui il vigneto Italia si stava internazionalizzando dal punto di vista dei vitigni. Ci spiaceva vedere come quello che era il patrimonio, e che tuttora finalmente viene confermato, il patrimonio vitivinicolo italiano in qualche modo andasse sparendo, soprattutto per quanto riguarda una serie di vitigni, tra virgolette, minori, che non venivano quasi più utilizzati. Il fatto stesso che poi i disciplinari comprendessero sempre nella composizione del vino, o quasi sempre, e soprattutto in regioni, alludo alla Sicilia, al Lazio, ricche di vitigni autoctoni, ci fosse sempre la presenza e la possibilità di utilizzare il Merlot, il Cabernet, per uniformare quello che le guide volevano dal punto di vista internazionale, avere quella caratteristica di corpo, di struttura che ricordava questi grandi vitigni, vini che nascevano da vitigni internazionali. Con questo non che ci siamo scontrati o messi contro con quella che era un po' l'andazzo generale del mondo del vino internazionale, ma piuttosto, perché comunque grandi vini si fanno con questi vitigni, ma si trattava di promuovere quello che è lo specifico Italia. Oggi gli autoctoni sono sulla bocca di tutti e sono quello che sono quei vini che premiano anche sul piano del mercato internazionale l'Italia. Cecilia Zucca, l'azienda Poggio Ridente, un'azienda giovane che fra l'altro si è dedicata al biologico. Sì, da quando è partita l'azienda, da subito, dal 98 siamo partiti con il biologico e abbiamo cominciato ad imbottigliare nel 2010, 2009-2010, le prime bottiglie, prima si vendevano le uve. Totale della superficie della produzione di quant'è la vostra? Allora, tuttora sono 10 ettari, poi sono stati piantati nel 2014 altri 3 ettari di vitigni bianchi. Per cui non soltanto Barbera ma anche altri vitigni? Sì, Barbera in due declinazioni diverse, poi abbiamo Alba Rossa, Rocher, Grignolino e un bianco che si chiama Tris di Uve, che è fatto con 3 uve diverse. Guido Rennero, delegato ONAV della provincia di Torino ma anche delegato regionale, iniziative dell'ONAV questa sera, una particolare che abbina alle iniziative normali che fate durante l'anno. Certamente abbiamo, come si suol dire, noi diciamo che ogni tanto ci piace giocare e non solo, abbiamo colto l'occasione della presentazione della guida dei Vini Buoni d'Italia 2016 per regalare ai soci una verticale di Barbere e fare un banco d'assaggio con i vini premiati dalla guida, quindi abbiamo vini che provengono da ogni parte d'Italia in abbinamento a dei salumi del salumificio Levoni.